Buonasera. Salve. Salve. Consuelo, sali su. Ah, ecco, ecco. Allora, fate venire con la musica. Almeno questo. Allora, abbiamo scelto due belle canzoni nostre campobassane. Nenna bionda di Sant'Antuono, che ci mette in risalto l'amore innocente di un giovane per una ragazza di Sant'Antonio Abate, Nenna bionda perché è una ragazza bionda, questa ragazza fa la serva in una casa di signori, e un'altra bella canzone campobassana che è Ulessa Returna, di attualità perché parla di una persona che è andata all'estero per lavoro, ha nostalgia della sua città, si ricorda i posti più belli e pensa di ritornare con le lacrime agli occhi. D'obbligo farle anche contate, tre maidunate di buon augurio. Partiamo subito in musica perché il tempo che abbiamo a disposizione è pochissimo. Nenna bionda, vai! Abbiamo tutto il tempo! Con tranquillità, cioè non lo sanno. Non sanno, il tempo non è più di lungo, il tempo del vescovo. Aperta Sant'Antonio, via l'acqua la fontana. Parendo la mare aspettando chi da voglia. La chiazza la mattina accattando mamma loro e da perse che scarò o pensiero mi cammina. O pensiero Marunnella, sta capille e sta faccella in se sa che faccia rire. Stignessa porta porta per studarmi sto calore che per te non voglio ancora e mi rado niente morto. Nella bionda ora bello quando va a pezzo di lagatolezza va a sentire vai con la mano va diceva siete a me che chi sogna e sa faccenda. Sorbattella, suo mestiere ne pazze. Fragante ciò che suona e c'è stagina d'artore, campa azzurro l'amore. Nenna bionda di Sant'Antuono, nenna bionda. Nella bionda, ora bello,
molto significativa, credo che sia molto attuale per quello che è il contesto socio-economico che oggi abbiamo nel mondo. Un'essa ritorna. Come on.
mi passa andando. Ve lo dico che così sia, cominciate dalla periferia, come dice pure Papa Francesco, e qua c'è l'aria più fresca. Ci sta chi sente, ci sta chi sa, caccherone dopo cardinale, muove le righe proprio a qua fascia, a Romaneta fa un vescovo e gamboascia. Sotto carne e ossa pure è difficile che sbagli la maitunata, ma con la prima maitunata che vi ho fatto mi sono emozionato ed è giusto che ve la devo rifare. Vi ringraziamo della vostra presenza, grazie tante cara eccellenza, con grande onore, con grande costume vi saluto tutti andando. Alla messa, a ricordarci, poi Papa Francesco, alla fine facevamo una bella rinfresca. Padre Giancarlo, lei è contagioso, ovunque vada sprigiona entusiasmo e speranza. Perché porto il cuore di Cristo, dovunque Gesù passava esplodeva la gioia, la speranza, così è chi porta Gesù nel cuore, ma non vale solo per me, vale per i sacerdoti, per le suore, per i papà, per i maestri, per i giovani. Chi incontra Cristo, dice il Papa, ha sempre la gioia nel cuore ed è quello che auguro a me, come l'ha avuto Antonio, che noi veneriamo in questa città. Questo è un quartiere antico, il borgo antico è un quartiere difficile con una parrocchia altrettanto difficile. È bello che lei abbia iniziato la pastorale proprio partendo di qua. Sì, direi che è stata una scelta maturata con Don Ugo, il parroco, io ringrazio, e i suoi collaboratori. Ma è vero che sarà un po' difficile, però è anche bello avere un borgo che ha un'anima. Non avremo questa gioia in altri quartieri della città, questa accoglienza Ulisse è ritornato. Non lo canteranno a Mater Ecclesia, state certi, lo canteranno solo qui. E quindi è vero che c'è la fatica, i problemi, ma c'è anche l'entusiasmo, c'è anche la passione, c'è anche l'identità, c'è anche l'accoglienza folcloristica. Sembra di essere in un vero paese, ma nel senso bello del termine. Chiudo proprio chiedendole ancora di leggermi almeno un verso volentieri. Di questa canzone. Sì, non sono molto bravo, ma comunque Ulisse a ritorna. Non so quan vint'anni che tu me stai lontane, terra mia campuasciana, ricca di povertà, rattannere in tu core, tegna cosa amara, e mi pare che in giaccare arire
e appacciato. E appacciato. Va bene. È bene che è italiano.